appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte, il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico rispecchia il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. Non vediamo l'ora che arrivi il fischio d'inizio. San Siro è il capoforte storico del Milan sin dal 1926 e adornato da cima a fondo con i colori rosso. Tre uomini a prendere il possesso del centrocampo e a dettare il gioco, supportati da quattro difensori. È un modulo in cui l'intera squadra partecipa attivamente alla costruzione del gioco. Tutto dipende dai movimenti di sbarcamento per ricevere palla. I due terzini saranno fondamentali. Quando la squadra entra in possesso della sfera devono essere in grado di proporsi e aiutare con rapidità e precisione la manovra offensiva. La partita è iniziata. Biglia. Ferrari. Locatelli. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Higuain. Allarga il gioco a destra. Tocco morbido. Suso scatta verso il pallone. Rodriguez. Sì, la gioca sulla destra. Il direttore di gara interrompe l'azione. Si ripartirà con un calcio da fuori. Nessuno arriva sul cross. Pallone che giunge a Musaccio. Suso. Grande forza fisica, non si è fatto sopraffare. Di Francesco recupera un buon pallone, manco fosse un difensore. Nel calcio di oggi ormai tutti gli allenatori chiedono questo tipo di sacrificio agli attaccanti. Che sì. E il tentativo finisce con nulla di fatto. Occasione per il contropiede. Il loro attacco si sacrifica molto. Guarda come si muovono verso l'esterno per creare spazi. Questa non è una soluzione che in genere ti piace molto, vero? Non molto. Non sono mai stato un grande stimatore di questa tattica. Soprattutto non mi piace l'idea di portare via dall'area di rigore gli attaccanti, gli uomini che hanno maggiori capacità di segnare. Non è quello il loro posto in campo. È un lavoro che spetta alle altre. Stavano subendo un contropiede insidioso, ma ci hanno messo una pezza. Vuole la colpisce, traversa, si libera della palla ed evita complicazioni. Ha sprecato malamente un passaggio davvero illuminante. Ha dimostrato una grande visione di gioco, un passaggio fatto con il contagiri. Biglia cerca la profondità, sbroglia la situazione. Qui può partire il contropiede. Berardi prova la giocata nello spazio. Duncan, bella apertura, gioca con un pallone lungo. Berardi. Ottimo il fraseggio. Prova il filtrante. Pallone filtrante a superare la difesa. Buona lettura difensiva, il cross è stato respinto. L'arbitro manda tutti a prendere un tè caldo. Si chiude così il primo tempo. I 22 in campo si dirigono verso il tunnel che porta negli spogliatoi. Prima parte di gara senza reti. Si ripartirà dallo stesso risultato con cui è iniziata la partita. Fin
qui è stato un atteggiamento magnifico da parte della squadra che non ha mai permesso agli avversari di creare chiare occasioni da gol. 0-0 alla fine della prima frazione, speriamo ovviamente che il secondo tempo ci possa regalare emozioni e gol e che così il risultato si sblocchi. Nemmeno il tempo di concludere l'analisi e siamo già nel secondo tempo. Il Milan ha giocato meglio nel complesso, fornendo una prestazione senza dubbio positiva nella prima metà della gara. C'è anche da dire però che hanno sprecato troppo, non sono riusciti a concretizzare il volume di gioco e le occasioni create. Çalhanoğlu. Rodriguez. Cerca il passaggio profondo. Rodriguez non riesce a servire il compagno. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Cerca spazio. Berardi scatta verso il pallone. La butta via e fa respirare la difesa. Respinta della difesa. Higuaín. Rodriguez. Ottimo intervento. Ha fisso il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Appoggia il pallone largo con eleganza. Si ferma qui la manovra. Palla è uscita, sarà rimessa laterale per loro. Due sostituzioni in rapida successione. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Çalhanoğlu. Arriva Higuaín. Çalhanoğlu opta per il lancio lungo. Higuaín scatta verso il pallone. Si riparte con un fallo laterale. Ed ecco l'ultima sostituzione a disposizione del mister. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Si fa trovare al posto giusto e allontana. La mette sulla sinistra. Cerca un compagno. Allontana il pericolo. Ci mette una pezza. Çalhanoğlu. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo incommiabile. Prova la giocata nello spazio. Babacar ha spazio per affondare. Deviazione di testa. Completamente fuori misura. Tocco morbido. Babacar. Non è ancora detta l'ultima parola. Potrebbe non finire in pareggio. Vediamo se c'è un guizzo finale. Riceve in ottima posizione. E l'arbitro chiude qui la partita.